Secondo voi è più resistente l'IZF o un trattore? Benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati a 650.000 iscritti e come vi avevo promesso oggi faremo il test resistenza dell'IZF 450, che in realtà è un 250 del 2017, con tripla omologazione anche. Vediamo quanto è resistente l'IZ. Questo qui... Zitto! Questa qui non è più una moto, è diventata una macchina agricola per coltivare l'erba. Piccione di merda! Guarda la frizione dove è arrivata! Però funziona! Pensavo peggio, riproviamo allora. Ti metti in forno, Mucola! Adesso cambiamo punto di legatura e proviamo a trainarla fino a casa. Questa cosa potrebbe succedere anche con le vostre moto. Magari si rompe la catena e rimanete a piedi. Io vi sto insegnando un metodo per trainare la vostra moto fino a casa in modo sicuro. Il panadero con il pan. Che stupido, prima l'avevo legata sulla ruota e giustamente la ruota deve girare, quindi la corda lì non andava bene. Adesso l'ho legata intorno al radiatore, perché il radiatore è fissato al telaio, quindi è un punto sicuro dove allacciare una corda. Amo i meccanici. Questo ferro è un option che potete scegliere se avere o no in base alle vostre cadute. Se fate una brutta caduta, questo qui ve lo installano direttamente nel polso. Però fa niente, vi faccio vedere che la moto legata al radiatore è molto più funzionale e seguirà il furgone. Attacco magnetico ed era ancora su. È un bijou sta telecamera, vi giuro. Me l'hanno mandata sta cosina piccolina, ho detto non mi piace sicuramente. La sto usando ovunque, anche sul casco. È comodissima, è piccola, la infogno ovunque. E non si stacca neanche col coso magnetico. Se vi interessa vi metto il link in descrizione, perché ci sono anche delle promozioni. E quindi la potrete acquistare ovviamente con lo sconto, così la pagate meno. E devo dire comunque che l'IZ sta resistendo anche fin troppo. Però c'è un problema. È uscita l'acqua. Mi sa che quello lì non era un punto sicuro allora. Guarda che pincio! Mi sa che non era resistente, guarda qua. Magic. Ma sei proprio sicuro che non parte? L'ultima volta che l'ho usato si era fermato, poi dopo... Dopo non avevo più provato a farlo partire, proviamo. Ci tenevo a precisare una cosa. Adesso molti di voi diranno: chi è sto co***o che compra le moto e le distrugge così, mancando di rispetto a quelli che non se le possono comprare. Raga, io sono partito dal vostro stesso punto, dove non potevo permettermi di distruggere nessuna moto. Ho semplicemente creduto in me stesso, sono andato avanti con le mie forze, sono arrivato a un punto dove adesso posso permettermi di distruggere delle moto. Poi ormai su YouTube Italia tutti fanno recensioni di moto, fanno test e prove. Io faccio recensioni anch'io.
ma recensisco la resistenza di queste moto e le Z qui è troppo resistente. L'ultima volta che ho provato questa moto sono rimasto a piedi e da lì non l'ho mai più rimessa in moto, quindi oggi proviamo sia a vedere se funziona ancora e proviamo anche un test resistenza per vedere se la moto della Bike Life è resistente, perché se uno impenna e cade con questa moto e la moto si rompe, non è una moto adatta a fare queste tarantelle. E nel frattempo che testiamo la resistenza di questa moto, testiamo anche la resistenza delle nuovissime Go 3 di Insta360, soprattutto col nuovo attacco magnetico, tac, ed è già attaccata. E già che ci siamo, perché non utilizzare anche una X3 per fare le riprese a 360? Notiamo anche questa leva del freno per i nani. Primo test dopo 7 mesi che non la uso sta moto, vediamo se parte ancora. Riproviamo. Bloccato. Non scende più. È bloccato qualcosa. A sto punto rimane una cosa sola da fare. Allora sistemiamo la frizione. Adesso vi faccio vedere come rimuovere la targa istantaneamente in caso di carabinieri. Tiriamo fuori dalla cassa filtro il flessibile e andiamo a rimuovere la targa. Bisogna andare più sul ferro. Adesso, in caso di carabinieri, avete risolto il problema. Non scende più! Mi sa che ho finito la benzina allora. Andiamo a fare il pieno. €5 tattico. Che cazzo di moto è? Raga, ho comprato, mi sa, l'unica moto buggata perché non ha il tappo del serbatoio, cioè. Ma per fortuna che a ogni distributore di benzina forniscono sempre un avvitatore con la tazza che ha la stessa grandezza della pompa di benzina. Bisogna massaggiare fino a trovare il punto cruciale e poi si fa il foro direttamente nel serbatoio. Nice. Ecco qui. E adesso possiamo fare benzina. Ok. Adesso basta semplicemente fare il pieno. Go, 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 go! Vedete con che fluidità e semplicezza si fa adesso? Scappato il cavalletto! Metti il cavalletto! Ah no raga, che stupido! Era qui il tappo del serbatoio. Era qua. Ecco. Stai versando come gli inglesi verso il... Crollatina e adesso proviamo a accenderla. Ma perché? Allora mi sa che è grippata, non è che mancava benzina. Vabbè, portiamola a casa. Hai buttato 5 euro. Bro, perde. Mi sa che ho bucato il radiatore. No, è invasata. Ah. Ok, adesso si è svuotato il carburatore. Dato che ho fatto un foro per sbaglio, lo andiamo a sistemare
con questo bel tubo qui. Così nel dubbio, se finite la benzina, lo potete girare e ci pisciate direttamente dentro. Detto questo, vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per comprare tutte queste Insta360 fighissime, dalla Go 3, che è questa qui piccolina, alla X3, che è quella che riprende a 360. Hanno una qualità bellissima in 5.7K. Potete esportare i video sul momento direttamente dall'applicazione sul vostro telefono. Ma voglio farvi vedere anche una chicca per la Go 3, che è questa qui, che è il suo modulo di ricarica. Voi la inserite dentro come un geomag e avete lo schermino che riprende in tempo reale. Potete anche inclinarlo e farvi anche un selfie. Ma la cosa comoda, dato che la Go 3 non ha un suo monitor perché è una camera piccolissima, una volta posizionata potete guardarlo direttamente dal suo monitor. Così vi mettete in moto, vi posizionate, la regolate e da qui vedete tutto. E ovviamente potete far avviare anche le registrazioni tramite un semplice pulsante. Gli sconti finiranno il 17 ottobre, quindi affrettatevi a acquistarne una anche voi. Messo 5 euro. Non lo vuoi un bel palloncino colorato? La moto sembra come nuova. Cioè, non gli è successo niente. Questa è un'ottima moto per imparare a impennare. Cioè, se dovete cadere, dato che il frontale è molto resistente, proviamo il laterale. Vediamo quanto resiste. And his name is John C. Benzina, tutti sprecati. È diventata racing, guarda com'è bassa qua. Sembra la moto di Mad Max. Vediamo, magari adesso parte. Quello mi sa che è il carter. Com'è il carter? Zio, ma che foro che c'è. Ah, minchia, è caldo che ha girato tutto sto tempo. Vabbè, sapete come si dice, è tutto bene quel che finisce rischiacciandola di nuovo. Non c'è due senza tre. Raga, devo dire che l'IZ è più resistente del trattore! Non ci credo! Cioè, la sfida tra IZ e trattore, chi ha vinto? Ha vinto! Si è sfondato tutto! Guarda qua! Raga, non ci credo! La promessa l'ho mantenuta! Adesso appena
E ricordatevi che in descrizione ci sono le Insta360 scontate.